buonasera. Ci siamo? Scusate il ritardo, qualche problema tecnico, però siamo arrivati. Grazie a tutti di cuore, grazie a tutti davvero. Abbassate un pochino. Bene. E che dire, la Camera dei Deputati ha chiuso, i deputati sono presi oltre 40 giorni in ferie e noi abbiamo pensato con Luigi e Giancarlo di girarci tutta la Sicilia con dei mezzi elettrici, è una meraviglia, è un'isola veramente straordinaria, ci crediamo tanto, pensiamo che riuscire a vincere qua in Sicilia non soltanto sarà importante per i siciliani, per quest'isola stupenda, ma sia anche un bel biglietto da visita per andare a governare il paese quando ci faranno votare, perché ci faranno votare prima o poi. Io vi ringrazio di cuore, sono 4 anni che non molliamo, che becchiamo insulti da parte del sistema di ogni tipo, lo sapete com'è, come funziona. Sono 4 anni che giriamo tutta l'Italia, tutti i fine settimana, siamo partiti anche lo scorso anno per difendere la Costituzione in giro per l'Italia con dei motorini e quest'anno con dei mezzi elettrici. Io e Luigi non è che siamo siciliani, non siamo qui a chiedere voti, non abbiamo mai chiesti, è che ci crediamo, non vogliamo espatriare, non vogliamo vedere i giovani che fuggono dall'Italia e dalla Sicilia, ci crediamo e penso che sia visibile l'impegno che ci mettiamo. Io sono fiero di far parte del Movimento 5 Stelle, sono fiero di essere italiano, sono fiero di condividere comunque quest'isola insieme a Giancarlo, ci crediamo tantissimo, siamo convinti di potercela fare, vedete gli altri, ma neanche più rinominiamo gli altri, come cercano poltrone, come Alfano cerca una sistemazione. E gli daremo un reddito di cittadinanza qualora non dovesse trovare lavoro, tranquilli. Li vedete gli altri, ma non si tratta neanche più di nominare gli altri, perché dipende soltanto da noi, dalla nostra voglia di lottare, di alzare la testa, di smettere di lamentarsi, perché non si può soltanto passare il tempo a lamentarsi e ad abbassare la testa o a rivotare gli stessi che ci hanno messo in questa situazione. Basta lamentele, guardate questa piazza, questo è il paese che vogliamo creare, un paese normale, legale, dove dei parlamentari, il vicepresidente della Camera non ha bisogno di scorte, dove arriviamo qui con gli attivisti, dove riusciamo a fare politica a costi ridottissimi, perché questo stiamo facendo, giriamo tutta l'isola a costi ridottissimi, ci invitate dovunque a mangiare, anche eccessivamente alle volte. Dormiamo a casa di attivisti o in alcuni hotel spendendo 2 lire e abbiamo rifiutato rimborsi elettorali, ci dimezziamo gli stipendi, non abbiamo diciamo privilegio auto blu. Che cosa dobbiamo fare di più per avere l'opportunità di governare quest'isola e di dimostrare a tutta l'Italia che da qui può partire un cambiamento enorme? Cosa possiamo fare di più? Lo vedete com'è il sistema? Siamo entrati 4 anni fa inesperti, è vero. Nessuno di noi pensava di diventare parlamentare della Repubblica, mai avrei pensato d'estate di riempire piazze insieme ai miei colleghi come stasera ad Aci Castello, mai l'avrei pensato. Non avrei pensato che saremmo riusciti a costruire politica, che è la parola più bella del mondo, in questo modo come stasera. Bambini sulle spalle dei genitori, ripeto, poliziotti e carabinieri che stanno giù lontano, li ringrazio sempre. Magari ne arrestassero qualcuno di più, sarebbe un bel segnale. Oggi hanno arrestato il sindaco di Torre del Greco, dall'altro uno che si è convertito al salvinismo. So che anche qui il sindaco di Aci Castello, no, si è avvicinato a Salvini. So se... Vabbè, tranquillo, per amor di Dio. Oggi ne hanno arrestato un altro. Cioè noi vogliamo soltanto un paese normale, legale. E siamo considerati appunto gli inesperti. È vero che quando siamo entrati i primi tempi sono stati difficili, saranno difficili anche i primi mesi qualora dovessimo vincere qui in Sicilia. Immaginatevi le resistenze di coloro che hanno mangiato su quest'isola, di coloro che hanno fatto sì che il monopolio magari ai trasporti sullo stretto di Messina appartenesse sempre alla stessa identica persona, gli stessi che non hanno voluto le infrastrutture, che vogliono la privatizzazione della sanità. Per quale, io vi chiedo, magari qualcuno qui potrebbe domandarsi, ma perché io mi dovrei fidare di queste persone, questi giovani inesperti, che ogni tanto sbagliano un congiuntivo e questa sembra la cosa più importante del mondo, e questi gli hanno bocciato le leggi della Corte Costituzionale, perché ci dovremmo fidare di questi personaggi? Semplice, perché nessuno di noi si becca quattrini da parte del sistema, è tutto lì, Falcone lo diceva, no? Se seguite i soldi troverete la mafia, è tutta lì l'enorme differenza tra noi e i partiti politici, è tutta lì, guardate come siamo, che a noi ci danno finanziamento qualche lobbista e monopolista dei trasporti? No. Ci dà finanziamento qualche RAS delle cliniche private? No. Per cui evidentemente riusciremo a investire nella sanità pubblica. Noi vogliamo un paese, ripeto, normale. La sanità pubblica
pubblica deve essere un diritto sul quale poter, da garantire ai cittadini, sul quale poter campare, sul quale poter lucrare. L'istruzione pubblica, semplice, noi non daremo mai denari pubblici alle cliniche private, noi sosterremo l'università pubblica, abbasseremo le tasse universitarie perché ci sono giovani che vorrebbero studiare ma non ce la fanno a pagare le tasse universitarie, e abbiamo avuto ragione su tutto in questi 4 anni. Ci hanno attaccato sull'ONG, oggi ci danno ragione, però prima ci davano dei razzisti. Vogliamo soltanto legalità, non vogliamo che ci siano partiti, cooperative capaci di mangiare sul dramma dell'immigrazione. Ci hanno dato torto contro sugli F-35, oggi la Corte dei Conti dice che il progetto degli F-35 e questi cacciabombardieri di merda evidentemente non ha prodotto posti di lavoro e costa il doppio rispetto ai, diciamo, il preventivo iniziale, e lo paghiamo tutti quanti noi, e l'abbiamo detto da 4 anni. Io feci un intervento nel 2013, mi devo calmare, sulle F-35, anche perché fanno 67 miliardi di gradi. Come? C'è acqua? O è evaporata? Avevamo ragione anche su questo. Gli esperti negli ultimi mesi hanno fatto una riforma costituzionale bocciata dal popolo italiano. Gli esperti negli ultimi mesi hanno fatto le riforme delle banche popolari bocciate dal Consiglio di Stato. Gli esperti negli ultimi mesi hanno fatto la riforma Madia della pubblica amministrazione, in parte bocciata dalla Corte Costituzionale. Gli esperti negli ultimi, non so, 10 anni hanno prodotto 2 leggi elettorali, cioè le regole con le quali teoricamente appunto i cittadini sono chiamati ad esprimersi, entrambe incostituzionali, prima il Porcellum e poi l'Italicum. Questo sono gli esperti. Noi sì, siamo inesperti, non abbiamo mai governato, per l'amor di Dio, lo rivendichiamo con orgoglio, lo rivendichiamo con orgoglio. Siamo entrati 4 anni fa, ripeto, i primi mesi non sono stati facili, nessuno di noi era mai, io non ero entrato a Montecitorio neanche in visita scolastica, i primi mesi addosso, le telecamere addosso, se sbagliavamo una parola andavamo su Al Jazeera, non è stato facile, abbiamo avuto bisogno di tempo, di studio, abbiamo studiato i regolamenti parlamentari, siamo riusciti a fare opposizione come nessuno era mai riuscito a fare in questo paese, opposizione, bloccare delle porcate, imporre dei temi, e li vediamo che parlano soltanto dei temi che abbiamo portato avanti noi, lo vedete? Ci manca soltanto che Berlusconi e Renzi oggi facciano il V-Day, il vaffanculo Day, manca soltanto questo, perché copiano su tutto, ma sono la brutta copia, me lo diceva Gian Roberto, Gian Roberto diceva i partiti prima di scomparire cercheranno di essere come noi, è così, ma non ci riusciranno mai, perché campano di finanziamenti privati, perché devono restituire i favori a coloro che gli finanziano la campagna elettorale, è tutta lì la forza del Movimento 5 Stelle, i 2 mandati e poi a casa, cittadini tra cittadini, come stasera in questa piazza, senza scorte, senza intermediazioni, senza barriere, cittadini tra cittadini, che hanno avuto un'opportunità, noi ce l'abbiamo avuta, speriamo Giancarlo ce l'avrà come presidente di questa regione, perché occorre veramente liberare la Sicilia. Cittadini tra cittadini, ma c'è qualcuno in questa piazza che prenderà il posto mio di Luigi magari nelle prossime legislature, perché no? Iniziamo a pensare che candidarsi per le persone per bene non è soltanto un diritto ma è un dovere. I cittadini si devono fare Stato, devono entrare nelle istituzioni, le devono ripulire dall'interno e ci dovete dare una mano, e questo va al di là del voto. Perché se noi dovessimo vincere, non dovessimo trovare un popolo qui siciliano capace di sostenerci nel momento in cui avremo tutti quanti contro, quando gli aboliremo i vitalizi, e sarà un gusto enorme farlo. Evidentemente non ce la faremo. Quando aggrediremo il capitalismo finanziario che si fotte i nostri soldi, avremo bisogno di un sostegno popolare, perché se no non ce la facciamo. Un politico tradizionale non viene al di fuori della campagna elettorale innanzitutto, si fa le ferie, noi invece siamo qua perché ci crediamo, ma comunque va in piazza e promette, non promettiamo niente, non promettiamo niente, se volete rivotare gli stessi rivotate, però ripeto, basta con le lamentele e bar del mattino, perché io le lamentele, io gli italiani che si lamentano e poi subiscono non li sopporto più. Non dobbiamo più subire, lo dobbiamo fare per queste creature che non possono scappare da questo paese. E ce lo facciamo, tutto quello che diciamo che faremo in realtà ce lo facciamo, ma interverremo sui costi della politica, ce l'abbiamo fatto, e senza una legge nessuno di noi si becca un vitalizio, nessuno di noi si becca stipendi faraonici, e nessuno, il Movimento 5 Stelle non si è preso il finanziamento pubblico ai partiti, ci avrebbe fatto comodo, pensate, ci avrebbe fatto comodo, ci spettavano per legge 42 milioni di euro, mica pochi, 42 milioni di euro, ci avrebbero fatto comodo, avremmo costruito delle campagne elettorali migliori, ci saremmo anche stancati fisicamente un po' di meno, però avremmo tradito un mandato, avremmo tradito una promessa che abbiamo fatto con i cittadini, e questa è la logica del movimento, e la cosa più importante di tutte è la fiducia che evidentemente giorno dopo giorno, aula dopo aula, lotte politiche su lotte politiche dentro la Camera dei Deputati, lo vedete quando combattiamo ci buttano fuori, io sono il parlamentare più espulso nella storia della Camera dei Deputati, grazie,
in televisione ci andiamo. E non è facile, che non subiamo delle interviste ma degli interrogatori, lo sapete. Te lo dico sempre, manca solo la Gruber, ma accenda la lampada e mi dica confessa di tutto. Non è facile, ci interrompono, ci inquadrano il calzino, non è facile, ma ci stiamo, siamo più forti di prima, sempre più forti. E da qui si può veramente, diciamo, iniziare un cambiamento epocale. Io mi immagino le elezioni quando ci saranno, speriamo di vincere. E Giancarlo che ce l'ha promesso, che tra le primissime cose appunto abolirà questi indecenti vitalizi che hanno i politici siciliani. E sarà un grande biglietto da visita da portare appunto alle prossime elezioni politiche. Ce l'ha promesso e si sta impegnando. Questo significa rinunciare ai rimborsi elettorali, grazie. È così, una cassa in mezzo a una piazza. Vi rendete conto che il Movimento 5 Stelle non ha una sede? Non esiste una forza politica di massa come siamo noi, che siamo una forza politica di massa, la prima forza politica del paese, che non abbia appunto una sede. Non ce l'abbiamo. La nostra sede è la piazza, siamo sempre qui ed è una cosa meravigliosa perché conosciamo i cittadini, le problematiche, non abbiamo mai perso di vista la realtà, perché la principale malattia che colpisce la politica, al di là della corruzione, delle tangenti e compagnia bella, è il distacco dalla realtà. Tu ti distacchi dalla realtà, ti inizi a sentire migliore del popoluccio, pensi che il popoluccio sia un gregge da poter manovrare e sei fottuto. In un giorno o l'altro sei come gli altri, diventi come gli altri senza neanche rendertene conto. Se ti ungi un dito, ti ungi tutta la mano, ed è per quello che siamo così intransigenti, ed è per quello che abbiamo mandato via delle persone dal movimento, perché coloro che non rispettano determinate regole devono andare fuori, perché il movimento si deve mantenere etico, puro, verso una direzione, è importantissimo, nessuno l'ha fatto in questo paese. Siete d'accordo? Sì, siete d'accordo? Sì, grazie, tipo Rocky. Il Dima mi passa la scivolata, questo è tipo Coppi Bartali che dicono che c'è rivalità tra me e Dima, ma quale rivalità? Io lo stimo veramente, a parte per me è un fratello, ma per me è un onore, è stato un onore in questi 4 anni lavorare a fianco di Luigi Di Maio. Si è preso delle responsabilità, è difficile trovare un parlamentare che lavora tanto come lui. E mi passa pure l'asciugamano, come Adriano. E ridete voi, ridete. Stateci voi con la Boldrini, voglio vedere come ridete. Stateci voi. No, parole, usate un linguaggio consono, direbbe la presidenta. Tranquilli, non c'è nessun problema. Come? La tonalità, mi ha cacciato perché usavo delle tonalità diverse da quelle che lei si aspettava. La prossima volta dirò per dindirindir. Mi raccomando, noi non diciamo mai parolacce, no, non abbiamo mai detto. No, ma non c'è bisogno, basta veramente mostrare a più persone possibile le nostre proposte, quel che facciamo e come si comportano gli altri. Basta presentare, far vedere quello che abbiamo fatto, appunto, anche. Cioè, veramente noi vogliamo un paese normale, in cui il credito sia un diritto, in cui la sanità pubblica sia un diritto, i trasporti siano un diritto, l'istruzione pubblica sia un diritto. E combattiamo a norma di legge con delle leggi che abbiamo già depositato, ma non ci fanno votare perché non abbiamo la maggioranza, ripeto, per ripulire questo paese. Anche dal punto di vista del sistema bancario, noi abbiamo già presentato le leggi, delle leggi per riformare la governance di Banca d'Italia, per togliere i partiti politici di fatto dalla gestione delle banche, o togliere i partiti politici dalla RAI, perché vogliamo un'informazione libera, perché anche l'informazione è un diritto umano per certi versi. E in questo paese non c'è un'informazione libera, non c'è. Come? Acqua, grazie. Sì. Angela, stai sempre? Sempre lì. Sono degli attivisti, sono fedelissimi. E ci pensate qualche anno fa, no? Beppe fece la nuotata. Che fecero Beppe e Gian Roberto? Diedero un'opportunità. A me mi hanno dato un'opportunità. Io mi candidai, mi arrivò un'email nel 2012, stavo lavorando a Lisbona, tra l'altro svuotavo cantine per 10 euro al giorno circa, e mi arrivò un'email dal Movimento 5 Stelle: tu hai i requisiti per candidarti, in quanto sei incensurato, non sei iscritto a partiti politici, sei iscritto al Movimento, eccetera, eccetera. Mi arrivò un'email, come arrivò a Luigi, e io e Luigi pensavamo, ma sì, non ci conoscevamo, proviamoci, candidiamoci. Anziché espatriare, cerchiamo di cospirare, che è quello che fa un cittadino sovrano, cerca di cospirare, conspirare, respirare insieme, e ci abbiamo provato. Poi ci sono state le elezioni siciliane, poi si può abbassare poco il microfono? Poco? Poi siamo riusciti a vincere di fatto le elezioni, alla Camera dei Deputati il Movimento 5 Stelle nelle ultime elezioni politiche ha avuto una maggioranza dei voti, solo che siamo meno della metà dei deputati del PD, perché quelli del PD si sono beccati il premio del Porcellum della legge elettorale giudicati incostituzionale dalla Corte Costituzionale, cioè
hanno una maggioranza illegale e attraverso questa maggioranza illegale hanno fatto passare leggi come il Jobs Act, come la buona scuola, hanno provato a fare le riforme costituzionali, ma il popolo italiano sovrano li ha colpiti, li ha puniti, grazie a Dio. Poi loro hanno detto abbandoneremo la politica, stanno sempre lì. Sapete com'è? Se questo è il sistema, allora che dobbiamo fare? Noi siamo qui in piazza e stiamo girando la Sicilia per dire venite con noi. Abbiamo un'opportunità di liberazione che ci sarà il 5 di novembre. Venite con noi perché è una speranza, anzi è una certezza questo movimento, ripeto, ha dato un'opportunità a dei cittadini che non avevano calci, santi in paradiso di entrare nelle istituzioni. Io non conoscevo neanche Beppe Grillo quando mi sono candidato al Movimento 5 Stelle, l'ho conosciuto dopo essere stato eletto, ma vi rendete conto? Però dicono, Grillo comanda tutto, ma che comanda tutto? Oppure qualcuno che proprio vorrebbe votare il Movimento 5 Stelle ma non ce la fa ad ammettere a se stesso il fallimento di anni, di decenni di voti ai partiti politici, oppure li votavo i partiti politici, io votavo il PD e vi chiedo scusa. Lo vota, sì, magari qua non mi ricordavo queste facce, che qua tanti di voi avranno votato Berlusconi, io lo so. Vergognatevi. Lei, signora, chieda scusa per favore a tutti quanti. Bene, per la perdoniamo. Non c'eravate, non c'eravamo, è vero, ha ragione, non c'eravamo. Infatti l'alternativa era smettere di votare oppure provare a mettersi in gioco, è quello che abbiamo fatto noi. Oggi tanti cittadini dicono, però sono tutti uguali, non siamo tutti uguali. Infatti veramente dobbiamo sconfiggere l'astensionismo, perché coloro che si astengono io li posso pure capire, però in realtà chi non vota, vota, vota per il sistema, perché i partiti politici hanno sempre a disposizione pacchetti di voti. Le persone che purtroppo sono legate a partiti politici hanno difficoltà a sganciarsi perché magari perderebbero un lavoro di merda a 30 euro al giorno, oppure meno di 30 euro al giorno. Lo sapete com'è il sistema? Vi chiediamo una mano, ce la stiamo mettendo tutta. Io sono qui in piazza a dire che sono fiero di far parte del Movimento 5 Stelle, che ho dato l'anima, mi sono comportato veramente bene in queste quattro anni. Mi sono comportato bene, Giancarlo si è comportato bene, Luigi si è comportato bene. Ci guardiamo allo specchio, stiamo a testa alta e siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Poi si può sempre migliorare, per l'amor di Dio, ma abbiamo dato l'anima in questi quattro anni e continueremo a darla fino a che non avremo l'opportunità appunto di andare alle prossime elezioni. Qui in Sicilia la data c'è, in Italia ancora non c'è, in sulle nazionali ancora non c'è, però vedremo, prima o poi, ripeto, si voterà. Manca la legge elettorale, hanno paura ad andare al voto il prima possibile perché evidentemente il Movimento 5 Stelle è forte, lo sanno, proveranno in ogni modo a dare vantaggio alle coalizioni perché sanno che non andiamo da soli. E perché vogliamo andare da soli? Ma possiamo andare a fare coalizione con gli stessi che hanno distrutto questo paese? E poi la logica è proprio, se Dio guardi riuscissimo a vincere da soli, poi non dovremmo mai scendere a compromessi, cercare voti, maggioranze, contro maggioranze. E il compromesso in questo paese, in questo modo di fare politica, ha distrutto questo paese. Per carità, il compromesso mica per forza una parola sbagliata, ma fare compromessi con Verdini, Alfano, Renzi, Berlusconi, Salvini, questo certo che sarebbe la distruzione della logica del Movimento 5 Stelle. Loro lo sanno che noi siamo gli unici che andiamo da soli e vedrete che faranno delle leggi elettorali capaci di premiare le coalizioni. È sempre così. Io vi dico veramente di far parte di questo progetto, al di là del voto, dateci una mano. Giancarlo anche ha bisogno veramente di sostegno, di imprenditori capaci di raccontargli, di dargli delle idee, delle proposte da portare avanti, di cittadini che hanno delle difficoltà e magari però vivendole conoscono già magari delle modalità per risolverle. Noi abbiamo bisogno dei cittadini, appunto sovrani, del cittadino, di una comunità, di persone capaci appunto di andare dai propri dipendenti. Perché chi sta nelle istituzioni dipende dal popolo italiano e di dire noi abbiamo queste proposte, noi vogliamo portare avanti questi progetti, tu sei il nostro portavoce, tu sei il nostro dipendente, tu sei il nostro presidente della regione e devi portare avanti questi progetti. Non è questa la politica che abbiamo sempre sognato, la stiamo costruendo, ripeto, giorno dopo giorno e chilometro dopo chilometro in quest'isola con pulmini elettrici che non sappiamo bene dove l'abbiamo lasciati, ma questo ve la racconterà bene dopo Giancarlo. Abbiamo avuto qualche problemino con la carica, le colonnine elettriche, ma questo anche lo risolveremo, perché il futuro è quello, il futuro sono le auto elettriche, il futuro è investire in cultura, in turismo in questa terra, il futuro è far pagare le tasse a coloro che inquinano. Vi ringrazio. Lascio la parola al nostro candidato presidente alla regione siciliana, a Giancarlo Cancelleri. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo, lui vedrete che da qui al giorno delle elezioni non si fermerà mai. È veramente un amico e io sono convinto che ce la possiamo fare. Dipende soltanto da noi, dipende soltanto da noi. Buona serata a tutti e viva Cicastello, viva la Sicilia, buona serata a tutti.
Grazie Ale. Ma sarà mai visto? I corredini, grazie. Corredini, io accetto tutto, pannolini, corredini, perché a ottobre mi nasce un masculo, Grazie signore. Giancarlo Cancelleri. Grazie Ale. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ci avete circondato, siamo circondati, ma in realtà mentre gli altri li abbiamo circondati noi al Parlamento, voi ci state abbracciando invece. Sventola quella bandiera, sventolala! Perché è quella alla quale ci dobbiamo rivolgere ogni giorno, perché questa regione dovrà diventare bella come quella bandiera. L'hanno distrutta in questi anni, l'hanno massacrata, le stesse persone che oggi girano intorno ai tavoli per fare gli accordi, per dirci praticamente chi sarà il presidente e per trovare la poltrona, lo strapuntino, per trovare chi gli darà la possibilità di potersi candidare, e parlano di soluzioni ai problemi. Abbassalo un po', fischia proprio da morire. Abbassalo un po'. Parlano di soluzioni, vogliono risolvere i problemi. Ma sono loro che hanno creato quei problemi. Sono loro che hanno creato quei problemi e oggi vengono da noi e ci vengono a dire: ah, ma sì, però il Movimento 5 Stelle non saprà governare, loro non hanno esperienza, loro non sono come noi, loro non hanno una classe dirigente. Noi però abbiamo già fatto il 9 di luglio la nostra lista, il nostro candidato presidente, in 4 mesi abbiamo costruito un programma credibile e per noi si può andare a votare già domani, loro dove sono? L'altro giorno mi hanno invitato ad un incontro e mi hanno detto: sa, stiamo invitando tutti i candidati alla presidenza della regione siciliana. Sono andato ed ero solo, ho detto: ma perché gli altri dove sono? E per ora il candidato è solo lei. Ma c'era nessuno, non c'è nessuno ancora candidato, perché non hanno idea, non di quello che devono fare, non dei problemi che devono risolvere. Hanno a fare a pattare a 70, signori, c'è questa la realtà delle cose, perché ci sono le elezioni regionali e poi ci sono le elezioni nazionali, allora ti devi spartire i voti in qualche modo e devi cominciare a pensare qualcosa. Allora noi ci siamo imbarcati in questa avventura, l'avventura dei pulmini elettrici. Quando ho detto e ho raccontato perché si sente così male, si sente così, quando abbiamo raccontato questa esperienza dei pulmini elettrici, un amico mi ha detto: perché stai facendo sta cosa? Guarda che in elettrico il giro della Sicilia non riuscirai a farlo. Sarà difficile realizzare qualcosa perché ti mancherà l'energia, perché ti mancherà qualcuno che ti darà la spinta. A petrolio è meglio. Io però non ci credo a questa cosa, per me è importante, perché riuscire a completare questo giro siciliano non significa soltanto succhiare l'energia dei cittadini che incontriamo ogni sera, ma significa anche dimostrare a me stesso che le cose impossibili in questa terra si possono fare, e noi andremo a governare questa regione come faremo il giro della Sicilia con delle auto elettriche, facendo l'impossibile. Oggi dicevo ad Alessandro e a Luigi, gli ho detto: io in questa avventura con i pulmini elettrici mi sento un po' come i fratelli Wright, quelli che nel 1903 hanno fatto volare il primo aereo della storia. Guardate, ci siamo un po' i fratelli Wright, quelli della Sicilia, i fratelli Cannolo. Oh, ma magari fra qualche tempo si parlerà di questa ciurma, di questi giovani che si sono avventurati in una Sicilia che è ancora ferma agli anni 80, che è ancora ferma all'era del petrolio, che è ancora ferma all'era del carbone, che spegne le paleoliche e spegne il futuro per tenere accese le centrali a carbone a olio esausto, per tenere acceso il passato. Questa è la Sicilia che ci stanno consegnando oggi, e sarà la Sicilia che invece dovremo cambiare. Abbiamo idee in questo momento, allora cosa vogliamo fare? Fra le prime cose che andremo ad analizzare saranno i piani energetici regionali. Non c'è uno straccio di programmazione sul piano energetico regionale. Abbiamo chiamato giovani, ricercatori del CNR, abbiamo chiamato luminari e ci hanno dato una mano, tutti ci hanno regalato la loro esperienza, la loro professionalità. Stiamo finalmente riuscendo a costruire qualcosa che è credibile. Entro il 2030 stiamo cominciando a pensare che la nostra terra produrrà il 100% di energia elettrica da fonti rinnovabili, e nel 2040 arriveremo a portare le rinnovabili dentro le case dei cittadini, e nel 2050 il sogno di fare il giro della Sicilia in un'auto elettrica sarà la realtà. Ma voi, qualcuno dirà: ma tu mi stai parlando di una cosa che io neanche vedrò, e ho 70 anni e nel 2050 non ci arrivo. Allora aspetta, ah, magari ci arrivo.
ma la Fornero non sarà contenta se ci arriva, eh? E ora non mettiamo limiti, non mettiamo limiti alla provvidenza, per carità. Però dico, invece ora io voglio presentarmi, perché io penso che se noi dovessimo vincere le elezioni regionali sarà come qualcuno che finalmente si veste di un abito nuovo e deve andare a trovare i padroni di casa, che sono i cittadini. Allora quando tu vai da qualcuno a casa sua e sei una persona nuova, come fai? Ti metti il vestito alla festa, compri delle paste, compri un mazzo di fiori per la signora, ti presenti al meglio, il tuo biglietto da visita è la credibilità. Allora noi come ci dobbiamo presentare ai cittadini in maniera nuova per far capire che l'aria è finalmente cambiata, che la prima legge che dobbiamo fare il primo giorno che entriamo lì dentro sarà dimezzare gli stipendi dei deputati regionali e dimezzare i vitalizi che ogni anno paghiamo. Allora qualcuno dirà sì, ma non risolvi i problemi. Qualcuno dirà sì, ma non risolvi i problemi, quella è il solito populismo, la demagogia. Intanto noi in questi anni ci siamo tagliati gli stipendi con i miei colleghi, 14 deputati dell'Assemblea regionale, abbiamo messo da parte 3 milioni e mezzo di euro e con questi 3 milioni e mezzo di euro abbiamo finanziato oltre 100 imprese siciliane col microcredito regionale e abbiamo creato circa 200 posti di lavoro. Sarà una goccia nel mare, però tant'è che sono nati con i soldi dei nostri stipendi. Quando è crollato il ponte nella Catania Palermo abbiamo costruito una strada e questa è la realtà, perché in un mese siamo andati in un paese dove il sindaco era del Partito Democratico e gli abbiamo proposto un'idea di buon senso. Quindi abbiamo dimostrato che sappiamo dialogare con gli altri e che facciamo le cose e le facciamo per bene. E quella strada è ancora lì. Avevano detto che quando pioveva sarebbe crollata, avevano detto che sarebbe venuta la neve, si sarebbe sciolta, sarebbe successa l'apocalisse e sarebbero morte delle persone. Non c'è morto nessuno, la strada. Abbiamo aiutato i disabili, abbiamo fatto borse di studio per lo sport per i ragazzi disabili, meravigliosi, ho conosciuto in questi anni queste persone che davvero ci mettono cuore. Abbiamo aiutato una famiglia che aveva perso una casa, gliel'abbiamo ricomprata all'asta e gliel'abbiamo ridata perché per noi la prima casa non si tocca. E abbiamo realizzato tanti altri progetti di rigenerazione urbana. Questo cosa significa? Significa che se andiamo al governo, questi che oggi sono esempi diventeranno fondi regionali per aiutare i cittadini. Allora tu fai un fondo di 30, di 50 milioni per il microcredito alle imprese e li aiuti a farli camminare, a robustirli, a farli diventare ancora più forti, a creare posti di lavoro e crei un fondo di 5 milioni di euro per aiutare le famiglie che potrebbero perdere la casa. Nella sola provincia di Ragusa ci sono più di 5.000 pignoramenti di case in corso, di prime case. Pensate voi se domani qualcuno dovesse venire a dirvi ti pignoriamo la tua casa, ma ti crolla il mondo, non hai neanche il coraggio di guardare tua moglie e i tuoi figli in faccia, infatti si uccidono, molti di questi si uccidono e noi non possiamo permettere che questo avvenga, che nella mia terra avvenga questo. E allora dobbiamo metterci un po' di cuore, però dobbiamo cominciare a cambiare queste cose qua. Allora vi dicevo, c'è il populismo del taglio degli stipendi dei vitalizi, però c'è un'idea, l'idea è quella di togliere i soldi da dove non servono, togliere i soldi da dove è grasso che cola, dagli stipendi, dei vitalizi, dei deputati, e metterlo invece dove serve per i giovani, per i cittadini. Allora se io ogni anno pago di stipendi 9 milioni e mezzo di euro l'anno di stipendi dei deputati regionali, se io li taglio di un 30, di un 40%, recupero 3 milioni e mezzo di euro, che ci fai con quei soldi? Ci fai delle borse di studio per neolaureati e li fai lavorare, gli fai fare degli stage all'interno della pubblica amministrazione e crei la nuova classe dirigente amministrativa della regione siciliana. Questa è una cosa bella. Oppure con i vitalizi. Sentite, sentite st'idea, st'idea me l'ha data il presidente, perché poi è bello, le idee sono dei cittadini, non sono mie, non sono del movimento, me le raccontate voi, noi le stiamo semplicemente mettendo dentro un programma, questa ve la raccontate, il presidente dell'associazione Famiglie Numerose. È meravigliosa questa cosa, mi fa, perché non prendi i soldi dei vitalizi dei parlamentari, degli ex deputati? Ogni anno si pagano 17 milioni di euro. Tu li tagli a metà, ne prendi 8 e mezzo, crei un fondo per le donne libere professionista. Cosa succede? Quando una donna è libera professionista e magari è lavoratrice autonoma, cioè nel senso che è solo lei che ci lavora nella sua azienda, non si può permettere, tra virgolette, il lusso di rimanere incinta, perché se no lavorare al suo posto non ci va nessuno.
E allora rischia, deve decidere se avere una gravidanza, se mettere su famiglia, se avere la più grande gioia della vita, che è quella di diventare mamma, oppure continuare a lavorare. Questa è una scelta difficile, ma un mondo civile non dovrebbe mettere una donna di fronte ad una scelta del genere. Mai, mai, mai. E allora che fai? Crei un fondo di 8 milioni e mezzo di euro e dici a queste donne: rimani pure incinta, costruisci la tua famiglia, perché noi ti daremo 1.000 euro al mese per poter pagare lo stipendio ad una persona che ti verrà ad aiutare e che ti seguirà per i primi 3 anni di vita del tuo bambino nel tuo lavoro, ti sostituirà quando non sarai disponibile e ti affiancherà invece quando ci sarai. Questa è la vera rivoluzione delle persone normali ed è una cosa che non esiste da nessun'altra parte. E così crei occupazione e così stai creando anche la possibilità di far imparare a qualcuno un mestiere che non sa. Poi magari quella persona sarà utile e allora rimarrà un altro componente di quell'azienda, oppure se non servirà più, però avrà imparato un lavoro. E tu dedichi il 50% di questi posti a giovani sotto i 30 anni, neolaureati o comunque sotto i 30 anni di età, e l'altro, il rimanente sopra i 30 anni, l'altro 50% dei posti, perché dobbiamo pensare anche a chi a 50 anni perde il lavoro e ha bisogno di essere riqualificato e rimesso nel mondo del lavoro. Questa è una cosa importante per me. Ma perché vi sto parlando così tanto dei giovani? Perché vi sto parlando così tanto dei giovani? È una cosa che a me preme molto. Io ho 42 anni e ho visto partire tutti i miei amici, ho visto partire i figli di alcuni miei amici che sono un po' più grandi di me. Questo perché? Perché ogni volta noi facciamo i sacrifici, li facciamo studiare, li facciamo laureare, li facciamo diventare delle gran persone in gamba, e poi però, siccome non c'è lavoro, se ne vanno al nord Italia, se ne vanno nel nord Europa e rendono famose le amministrazioni o le aziende dalle altre parti. Proprio l'altro giorno guardavamo con Luigi che una delle persone più importanti di un'azienda italo-canadese è in questo momento un giovane che sarà delle vostre parti, perché il cognome è Patanè, non sarà canadese sicuramente. C'è questo ragazzo, catanese, no, non sarà canadese, dico, sarà catanese, e vedo un po', va, questa noi lasciamo andare via i cervelli, stiamo rimanendo solo noi a guardarci in faccia, a lamentarci. Allora io che cosa faccio? Mi guardo ogni tanto i sondaggi che ci sono in TV e vedo: il Movimento 5 Stelle è il movimento più votato fra il 18 e i 45 anni, abbiamo una percentuale tipo del 45%, poi fra i 45 e i 65 anni è nella media nazionale, quindi li voteranno intorno al 30-32%, però ha un crollo nei cittadini oltre i 65 anni, cioè gli anziani, le persone da 65 anni in su a noi non ci votano. Votano altro, per carità, ognuno è libero di scegliere, però io voglio chiedervi una cosa. No, ma non sono tutti, però una grande parte è così e non possiamo negarlo. Ma lo fanno, per carità, in maniera legittima, è giusto che votino, anzi ringraziamo chi va a votare perché partecipa al momento democratico. Mettilo un po' più piano perché fischia troppo, veramente. E allora che faccio? Guardo sto sondaggio e dico: allora caspita, io quando parlo in pubblico mi devo rivolgere alle persone più grandi, perché io faccio un gran parlare di giovani, parlo sempre di giovani, dico sempre che io mi arrabbio quando nei programmi degli altri leggo: i giovani sono il futuro di questo paese. Che balla, che ipocrisia, che menzogna che ci raccontano. I giovani sono il presente di questo paese ed è arrivato il momento di dargli questo paese in mano, di farglielo guidare, perché il futuro non arriva mai, è sempre futuro. Però per farlo abbiamo bisogno che anche le persone più grandi, quelli con la saggezza, quelli che hanno l'esperienza, quelli che hanno sbagliato e permetteranno a noi di non commettere gli stessi errori dandoci dei consigli, quelli con i capelli bianchi, che comincino a togliersi un po' dalle mani quella voglia di essere loro i protagonisti e di cominciare a regalare un po' del futuro non ai giovani, ma ai loro nipoti, ai figli dei loro figli. Dovete pensare al sangue del vostro sangue. Allora dovete cominciare a pensare, e quando votate dovete prendere anche un po' di sacrificio, perché dice: guarda, il movimento non mi piace, però per mio nipote lo faccio sto sforzo. A lui un regalo glielo potete fare. Glielo potete fare un regalo. E questa è la cosa meravigliosa,
perché dobbiamo cominciare a riscoprire e diventare una comunità. Venuto nella comunità 10 Castello, la differenza qual è? Noi non siamo questo bellissimo monumento, questa piazza, le nostre strade, il nostro mare, i nostri luoghi. No, noi non siamo questo. Noi siamo uomini e donne di buona volontà e possiamo scegliere di essere migliori di altri uomini e donne che vivono in altri luoghi. Sta a noi, sta a noi. E però comunità deve avere dentro di sé concetti come comunità, come solidarietà, come volersi bene, come aiutarsi gli uni con gli altri, come il più forte che aiuta il più debole. Ma noi l'abbiamo persa sta roba, da un po' di tempo l'abbiamo persa, la dobbiamo recuperare invece. Dobbiamo cominciare a riscoprire il senso dell'abbracciarci, dell'aiutarci, del volerci bene. No, forse non è un discorso di politica, però è un discorso di buonsenso. Io ogni volta che lo faccio ci credo, perché questo è il patto che io voglio stringere con ognuno di voi. Voi dovete decidere se volete far parte di una comunità di persone che hanno solidarietà, buonsenso, aiutarsi gli uni con gli altri, e il più forte che aiuta quello che sta peggio, il più debole. Se decidete di fare questo nella vostra vita, allora potete votare Movimento 5 Stelle, altrimenti io non l'accetto quel voto, non lo voglio, non lo voglio. Cominciamoci a riprendere un po' del nostro, da uno dei fratelli Wright è tutto. Passo la parola al nostro vicepresidente della Camera, il mio amico, e ho l'onore di definirlo il mio amico, Luigi Di Maio. Buonasera a tutti. Buonasera. Io prima di tutto voglio dirvi una cosa. Ormai sono 4 anni e mezzo che siamo in Parlamento. Questa è l'ultima estate della 17ª legislatura. Nei prossimi 8 mesi non il Movimento 5 Stelle, ma l'Italia si gioca tutto. Perché voi avete la possibilità il 5 novembre non di votare per il Movimento o per un'altra forza politica. Voi il 5 novembre, se andate a votare in Sicilia, andate a votare per un referendum tra i vecchi partiti che vi hanno ridotto così e una forza politica nuova che ha l'occasione di cambiare questa terra. E io vi dico che non può ritenersi lavoro quello che sto facendo, perché questa estate noi la passeremo tutta agosto a girare con questi pulmini elettrici per tutta la Sicilia, a fare piazze come queste e a raccontare cosa vogliamo fare per la Sicilia e per il paese. E io ho anche l'onore di farlo insieme ad Alessandro, a Giancarlo, che sono delle persone, credetemi, amiche, prima ancora che persone con cui condivido una tensione ideale e di cui faccio parte insieme di un movimento come il nostro. E questo non è scontato in politica, in una politica in cui ci si accoltella l'uno con l'altro, qui trovate 3 persone che si vogliono bene insieme a Giulia, a Nunzia e a tutti gli altri che combattono insieme questa battaglia. Con Giancarlo ho girato la Sicilia più di qualunque altra regione. Nel mio mandato da vicepresidente della Camera ho fatto i calcoli in questi ultimi giorni sul mio calendario. Sono stato più in Sicilia che in tutte le altre regioni d'Italia, perché qui c'era sempre qualcosa da fare. Un giorno ti chiamava, dobbiamo costruire la Trazzera. E io dicevo, ma che cos'è la Trazzera? Io neanche sapevo cosa fosse. Adesso tutta Italia sa che cos'è la Trazzera. E poi c'era una famiglia a cui stavano pignorando la casa, a cui le banche stavano togliendo la prima casa. Lui ci ha chiamato, me e Alessandro, ha detto venite subito, usiamo i soldi dei nostri stipendi per salvare la casa a quella famiglia, e l'abbiamo fatta, vittoria, gli abbiamo salvato la casa. Come non puoi voler bene poi a persone con cui condividi delle cose così belle? E con Alessandro, al primo giorno che siamo in Parlamento, ci guardiamo e ci capiamo. Ogni volta che c'è da fare un'azione in aula, ogni volta che c'è da prendere una posizione, ci siamo sempre capiti. Ed è grazie a lui che nasce questo tour di agosto, perché lui l'anno scorso ha avuto il coraggio di fare un tour in tutta Italia per il referendum costituzionale da solo, con un motorino, e ha raggiunto milioni di persone l'anno scorso tra dirette Facebook e così via. Ed è lui che ha sempre rotto il ghiaccio nelle piazze, ha sempre avuto il coraggio di andarci ed è sempre stato uno di quelli che in piazza dava tutto se stesso. Tra l'altro informo che l'asciugamano di Battista intrisa di sudore all'asta
chi vuole donare al movimento per acquistare questo asciugamano può andare a quel gazebo e chiedere, e anzi e dire quanto è disposto a dare. Ma le abbiamo viste queste cose in questi anni. Ieri abbiamo tipo venduto 300 magliette, sempre donazioni che vanno al movimento per finanziare il tour, e le abbiamo vendute perché? Perché ognuno ha dato sempre qualcosa a questa forza politica. Io in questi anni ho cercato di fare una cosa, come abbiamo cercato di farla tutti quanti, prenderci cura dei soldi delle vostre tasse. Io sono entrato alla Camera dei Deputati a 26 anni e sono stato eletto vicepresidente della Camera una settimana dopo essere entrato lì dentro. Il mio gruppo, che neanche mi conosceva, non conoscevo Grillo, non conoscevo Casaleggio, decide di individuare me come vicepresidente. Che cosa potevo fare? Potevo andare a fare passerelle in tutta Italia con la mia carica istituzionale, il mio volo di Stato e la mia auto blu, oppure potevo fare un'altra cosa, che è quello che ho fatto con Riccardo Fraccaro e altri colleghi: capire perché la Camera costasse 1 miliardo di euro all'anno di vostre tasse e cominciare a capire dove andavano a finire tutti questi soldi. Allora ho fatto questo, l'ho fatto insieme ai miei colleghi, siamo arrivati lì, mi avete eletto vicepresidente, bene, datemi i bilanci, voglio vedere i soldi degli italiani, come li state spendendo, dove stiano andando a finire. Ho trovato cose assurde, ho trovato quello che noi definiamo l'arroganza del potere. Che cos'è l'arroganza del potere? L'arroganza del potere in questo paese è una classe politica che, mentre la gente si muore di fame, gli pignorano la casa, perde il posto di lavoro, vede emigrare suo figlio, spende soldi in cose inutili. Voi avete speso negli ultimi 20 anni, vi voglio dare qualche notizia qui, c'è il lieto fine, per carità, quindi non vi voglio ammorbare, 300.000 euro, una cosa a cui io non volevo credere, l'ho letta 10 volte prima di dirla al popolo italiano, 300.000 euro per assicurare i parlamentari per risarcimenti da punture d'insetto. Quindi se venivano punti avevano un'assicurazione per farsi risarcire. Insolazioni, vanno al mare, prendono un'insolazione, cittadini italiani gli hanno pagato l'insolazione in questi anni. Voi, qualcuno non ci crede, qualcuno, io vedo nelle facce, non ci credo, questi stanno dicendo bugie. C'è la polizza online, guida in stato d'ebbrezza, cioè io mi ubriaco, guido, investo uno di voi, lo Stato italiano non risarcisce l'investito, risarcisce me, cittadino parlamentare che si è ubriacato e ha guidato in stato d'ebbrezza. E sono mosse popolari, cioè il popolo si incazza per quello che avete combinato, magari succede qualcosa, noi lo scongiuriamo.